Ok, e adesso condivido lo schermo. Ok, spero che stiate vedendo. Nel caso adesso metto in presentazione, quindi. Ecco qua, dovreste appunto riuscire a vedere tutti lo schermo e spero anche a sentirmi. Nel caso così non fosse, non vedo i messaggi, in realtà comunque sia, al massimo aprite il microfono e parlatemi pure. Dunque. Oggi parliamo di nuovo di GNSS e in particolare andiamo a parlare di buone pratiche per un rilievo NRTK. Soprattutto volevamo dare una sorta di guida o comunque insomma, capire un attimo cosa sono almeno i principali tra i vari servizi offerti dalle reti. Se siete qua, immagino che molti di voi abbiano già esperienza di rilievi GNSS in questa modalità. Quindi sostanzialmente avete già idea di come si procede. Comunque dopo ovviamente abbiamo messo una slide molto riepilogativa su come procedere ad un rilievo NRTK. E immagino che appunto abbiate già visto tutti i vari mount point, ma magari potrebbe non essere chiarissimo, comunque cioè, insomma, non chiarissimo quelli che sono tutti i vari servizi, qual è la differenza fra uno e l'altro, cosa si può utilizzare, cosa non si può utilizzare. Dopo, in realtà, aver fatto questa presentazione, ci farebbe piacere quantomeno avere un momento di condivisione fra di noi, giusto per condividere appunto le varie esperienze, le varie casistiche. Quindi sostanzialmente cercherò di essere piuttosto rapido, o insomma il più rapido possibile nella presentazione, per poi appunto lasciare spazio a un po' di discussione tra i partecipanti, fra di noi. Io personalmente qualche esperienza l'ho avuta, poi in realtà per il lavoro che faccio qua a GTR non vado sempre sul campo, però appunto qualcosa magari da condividere posso averlo, sarebbe bello, ecco, che ognuno di noi volesse appunto dire la sua e cercare di capire cosa si fa. Quali circostanze ci sono e quali sono le condizioni ottimali per ognuno. Per arrivare a questo, però, appunto, una piccola presentazione, quantomeno per allinearci, secondo noi era necessaria, per cui vogliamo allinearci partendo dalle basi del posizionamento, in realtà differenziale, poi andiamo a specificare bene il posizionamento NRTK. Parliamo della rete NRTK Ligure. Noi, come sapete, siamo in Liguria, a Genova, e praticamente noi lavoriamo, almeno quando abbiamo i rilievi in Liguria, con questa rete. Noi siamo manutentori di questa rete, quindi la conosciamo particolarmente bene. Non so se fra di voi c'è qualcuno che appunto risiede in Liguria e quindi magari ha già avuto esperienza con questa rete, però ecco, i discorsi che poi vengono fatti su questa infrastruttura sono tranquillamente espandibili anche alle altre. E andiamo a descrivere un attimino dopodiché i mount point principali o i servizi principali che sono offerti, direi, più o meno da tutti, che sono la Virtual Reference Station, il Master Auxiliary e l'FKP, cioè le correzioni differenziali d'area.
Dopodiché vi farò vedere un brevissimo esempio con RTKlib, che è appunto un software open source, forse per eccellenza nel posizionamento RTK in ambito GNSS, ma giusto così per far vedere come funziona con questo software, ma in realtà ecco, è solamente a titolo di esempio, sarà una cosa abbastanza rapida. Quindi non mi perdo in altre chiacchiere e andiamo, come ripeto, abbastanza veloci, appunto con l'obiettivo poi di voler lasciare più spazio alla discussione. Allora, in maniera molto, molto banale, molto, molto semplice, cosa succede in un posizionamento differenziale? Sostanzialmente noi ci si, la base, cioè insomma sostanzialmente il concetto che sta alla base è che si deve avere una stazione di coordinate note. Sono note inoltre le coordinate dei satelliti, quindi queste qua, perché vengono mandate tramite le efemeridi, quindi vengono lette dalle efemeridi che vengono mandate tramite il messaggio navigazionale. È nota quindi la distanza satellite-ricevitore, quella che vedete in verde nella figura, perché si può calcolare sostanzialmente a posteriori. Quello che noi in realtà osserviamo è esattamente questa grandezza, ma non sarà esattamente quella che calcoliamo, cioè avrà un certo errore, che però a questo punto noi possiamo stimare, note appunto le coordinate della stazione base e note le coordinate dei satelliti. Più di noi sostanzialmente in questo punto per ogni satellite riusciamo a stimare in buona sostanza il bias che affligge la distanza satellite-ricevitore, sia per le misure di codice sia per le misure di fase. Ora, questo bias, questo errore qui a cosa è dovuto? È dovuto, scusate, sono un pochino raffreddato, abbiate pazienza. È dovuto a n fattori in realtà che non, appunto per semplicità non abbiamo voluto riportare in questa presentazione, però appunto pensiamo all'errore dei clock satellite ricevitore, pensiamo alla ionosfera, pensiamo alla troposfera, pensiamo eccetera eccetera. Quindi poi ovviamente ci sono anche errori che non sono di modello, ma errori locali. Ad esempio, potrebbe esserci multipath, però sostanzialmente le stazioni permanenti o comunque le basi vengono poste in zone fisiche tali per cui gli errori accidentali cercano di essere il più possibile eliminati. Quindi vengono considerati solamente questi errori di modello e tramite la stima di questo bias si riesce comunque a risalire alla stima di questi errori e vengono comunicati al rover. Il rover che quindi riuscirà ad applicarli e avere un posizionamento più preciso. Quindi eccolo qua sostanzialmente quello che succede. Quindi noi lo chiamiamo errore di rappresentazione. Allora, l'errore di rappresentazione, quindi quello dovuto all'assunzione che il bias sia calcolato in corrispondenza della base sia lo stesso. Ecco, questa è un'assunzione che potrebbe essere abbastanza vera, perché alcuni errori appunto sono dipendenti dallo spazio, si pensa ad esempio alla ionosfera. Questo bias viene calcolato dalla base, mandato al rover, però questa assunzione sostanzialmente che il bias calcolato tra la base sia lo stesso calcolato nel rover è tanto più vera quanto più bias e rover sono vicini. Ora, questo grafico alla vostra destra sostanzialmente esagera un pochino, però fa capire come questo errore venga ad aumentare man mano che la distanza aumenta. Quindi più siamo distanti dalla base, più sappiamo che l'errore che ci viene, le correzioni che ci vengono comunicate in qualche maniera non sono più valide o comunque sono più imprecise, ecco, mettiamola così.
Quanto è la distanza? Beh, dipende anche in questi casi. Comunque sia, ora in un posizionamento base rover, cosa che è abbastanza difficile da fare, o meglio, personalmente io non l'ho mai fatto sul campo, però so di professionisti che lo fanno spesso. Io non andrei oltre. Ma pochi chilometri sostanzialmente, ma forse potrei anche esagerare in questo caso. Proprio anche di questi argomenti si voleva parlare dopo nella fase di discussione, se avete esperienze che appunto volete condividere con gli altri. Cosa viene fatto allora sostanzialmente? Qual è stato storicamente il passo successivo? Un po' per ovviare questo problema, cioè della distanza dell'errore che aumenta con la distanza satellite-ricevitore, beh, sono state introdotte delle reti di stazioni permanenti, in modo tale che questi errori vengano in qualche modo, e adesso più o meno vedremo come, non più come dire, incrementati con la distanza. Ma prima di tutto, vedete qui sulla vostra destra, vedete una tipica infrastruttura, cioè come di stazioni permanenti, come sono sostanzialmente organizzate. Abbiamo una serie appunto di ricevitori GPS, chiamati appunto stazioni, che vengono posti in determinati punti di coordinate note, anche questi, diciamo, con attenzione a porli in luoghi che siano quantomeno stabili, aperto, senza apparenti interferenze, eccetera, eccetera. Quindi tendenzialmente vengono posti sopra tetti di edifici pubblici, quali ad esempio, nel caso della rete Ligure, sono scuole e comuni, e che appunto non possano, possono, c'è una strada, ma non devono essere toccati, tra virgolette, da nessuno, proprio perché devono stare appunto stabili, quindi l'accesso deve essere limitato a determinati tecnici, eccetera, eccetera. Oltre questi, cioè, i ricevitori da soli appunto non servirebbero a nulla, ma serve il centro di controllo, ossia dei server, un server principalmente, che serve per la raccolta dati, l'analisi degli stessi e il calcolo di quelle che sono le correzioni differenziali, e quindi sostanzialmente. Questo server cosa fa? Stima le correzioni differenziali per le singole stazioni permanenti, ma anche determinate correzioni per l'utente sulla base appunto di quello che su sulla base di come vengono interpretati gli errori e gli effetti spazialmente correlati sull'area di interesse. Inoltre, vabbè, qui non l'ho detto, ma le stazioni permanenti. Le reti di stazioni permanenti servono anche per mantenere un sistema di riferimento, in particolare la rete Ligure, così come altre reti regionali, ad esempio la rete SPIN3, mantengono il sistema di riferimento ETF 2000, all'epoca 2008.0. E sostanzialmente, anche se hanno diversa estensione spaziale, sono interconnesse fra di loro, sia queste due reti che ho nominato, ma anche varie altre reti. Quello che vedete a questo punto, se ben vi ricordate qualche slide precedente, ossia esattamente questa, vedete che la curva sostanzialmente di aumento dell'errore, quindi questa qui, rossa, rosina, quello che viene aumentata sostanzialmente con la distanza, riceverà un ulteriore vincolo, come vediamo qui sostanzialmente, e il fatto di avere un altro vincolo in questa zona e poi magari immaginatene degli altri,
sostanzialmente fa sì che l'errore del rover dipenda sia dall'errore della base 1, ma anche dall'errore della base 2, e quindi in buona sostanza tutto viene interpolato e l'errore dipendente, cioè l'errore di rappresentazione, diventa decisamente più piccolo. Quindi questo invece sulla vostra destra viene comunicato, viene fatto vedere sostanzialmente lo schema di funzionamento, ma proprio è il principio sostanzialmente secondo il quale vengono calcolate. Poi in realtà la cosa è ovviamente un pochino più complessa. Comunque sostanzialmente vedete che abbiamo in alto le stazioni permanenti messe su punti di coordinate note. Per ognuna di queste vengono calcolate questi bias rappresentati, ma in questo caso è solo veramente una rappresentazione con queste lineette verticali, e poi si ha una stima della funzione di errore reale sostanzialmente andando ad interpolare, e quindi si viene a creare un modello d'area con queste correzioni, che è quello che poi sostanzialmente viene comunicato al rover insieme tendenzialmente a delle osservabili di una o più stazioni permanenti. Ecco qua, vedete invece quella di cui vi parlavo, cioè la rete NRTK Ligure, che è composta di 7 stazioni che vedete: sono Ventimiglia, Baiardo, Loano, Cairo Montenotte, Genova, Chiavari e Beverino. In più, allora, queste sostanzialmente hanno tutte lo stesso identico ricevitore. Diciamo un ricevitore multifrequenza, multicostellazione, in grado appunto di ricevere tutte e quattro le costellazioni attualmente operative, quindi GPS, GLONASS, BEIDOU e Galileo, ovviamente. E questo ammodernamento della rete è stato fatto solo di recente, perché fino a pochi, direi fino a quasi l'anno scorso, in realtà la rete Ligure era in grado di ricevere solamente GPS GLONASS, invece adesso appunto è stata ammodernata, quindi avremo delle correzioni per tutte le costellazioni attualmente operative, e in più per il calcolo di queste in realtà vengono utilizzate anche tre delle stazioni della rete SPIN 3, ossia Mondovì, Canelli e Serravalle. Queste qua, se riuscite a vedere il mio mouse. Questo serve appunto per avere sostanzialmente due reti, due o più reti, ovviamente interconnesse fra di loro, e offrire dei continuità di servizio agli utenti, specialmente se devono lavorare in zone di confine fra le due reti. La rete NRTK Ligure è un servizio che viene offerto a titolo gratuito, previa ovviamente iscrizione allo stesso tramite appunto apposito o form oppure tramite PEC. Ora non ricordo, in realtà noi siamo manutentori, ma in realtà i gestori della rete non siamo noi, quindi non gestiamo noi, ecco, i nuovi utenti o questo tipo di cose. La rete NRTK Ligure offre in realtà sia servizi in tempo reale, e poi in realtà ci torneremo, perché dopo l'aggiornamento in realtà non proprio tutti questi servizi vengono offerti. Questa è una pagina in realtà leggermente vecchia. Per fare questo ci si deve connettere a questo indirizzo internet, a questo indirizzo IP tramite la porta 2101, ci si deve autenticare con le proprie credenziali e si deve scegliere il servizio apposito. Dopodiché, appunto, vedremo che una volta selezionato, nel nostro ricevitore partirà
il servizio di ricezione delle equazioni differenziali e noi riusciremo ad avere la nostra posizione che vedremo da single diventerà fix, float oppure di GPS a seconda. Ecco, prima di partire con il servizio VRS, che adesso poi vedremo più nel dettaglio, cosa possiamo dire di altro? Se volevo dire qualcosa, forse mi è sfuggito. Ecco, sì, ovviamente poi lo vedremo dopo nella slide. È necessaria una connessione ad internet, l'ho dato molto per scontato, però direi che appunto tutti i servizi, tutti i ricevitori GNSS possono avere ultimamente, diciamo, questa possibilità, quindi basta avere una SIM e quindi appunto connettersi. I messaggi vengono mandati, le correzioni tramite il protocollo RTCM. Anche in questo caso non andremo sostanzialmente a indagare ulteriormente che cos'è l'RTCM. Comunque, in veramente poche parole, è uno standard per sostanzialmente contenere sia le osservabili di una stazione base con il suo messaggio navigazionale, sia le varie correzioni. È necessario uno standard perché queste correzioni chiaramente devono essere applicate da tutti i ricevitori, quindi di marche, diciamo, diverse fra di loro, e quindi l'unico modo perché vengano appunto utilizzate dalla totalità dei ricevitori attualmente operativi è quella appunto di utilizzare uno standard. Allora, ecco, ora volevo andare leggermente più nel dettaglio dei principali servizi offerti dalla rete. Queste slide e queste immagini soprattutto le abbiamo ricavate dal sito che trovate nello schermo, sostanzialmente, e in quella pagina trovate anche delle descrizioni in realtà un po' più accurate rispetto a quelle qua riportate, ma anche in questo caso, diciamo, è più una questione di semplicità che altro. L'unica cosa che trovate in inglese, spero che questo in realtà non sia un problema. Allora, il servizio VRF, quindi Virtual Reference Station, come vedete abbiamo di nuovo lo stesso schema di prima, quindi determinate stazioni permanenti che mandano in tempo reale le loro osservabili alla base e il control center, quindi un server che gestisce queste correzioni differenziali, sostanzialmente cosa fa? Le interpola e genera in buona sostanza una base virtuale in prossimità del rover. Tramite queste osservabili della base virtuale, il rover cosa fa? Applicherà le doppie differenze e riuscirà quindi a fare il suo posizionamento differenziale. In realtà, ecco, queste osservabili virtuali sono già anche ripulite di alcune piccole interferenze, tipo la ionosfera o la troposfera. Facendo appunto le doppie differenze rispetto a un ricevitore, a una baseline, diciamo quasi zero, nel senso che lo pongono veramente vicino a noi, si dovrebbe riuscire ad ottenere un posizionamento molto preciso. Appunto perché se torniamo alla slide precedente, ora, mi piace saltare fra molte slide, però vabbè, il concetto è quello. Se la nostra base è veramente in prossimità tra di noi, in buona sostanza, l'errore di rappresentazione quindi è molto basso, quasi nullo, e quindi sostanzialmente dovremmo riuscire ad aumentare notevolmente la nostra precisione. Personalmente il VRS è uno dei servizi che più utilizzo.
coinvolge chiaramente tutte le costellazioni attualmente operative, mentre ad esempio il Mac Terra Auxiliary, se ben ricordo, è utilizzato solamente per GPS e GLONASS, quindi utilizzeremo solamente queste due costellazioni nel caso in cui venga scelto il servizio lì. Ecco, l'unica cosa, ma non è per forza una cosa, uno svantaggio da parte dell'utente, è più un problema, se così vogliamo parlare, da parte del centro di controllo, è quello che in questo caso si necessita di una connessione a due vie, in quanto l'utente deve comunicare al centro di controllo la sua posizione almeno approssimata. Quindi cosa succede? Succede che noi in realtà possiamo scegliere tendenzialmente quale posizione a comunicare alla nostra base. Vedremo ad esempio che RTKlib ci dà questa possibilità. Possiamo scegliere se inserire una terna di coordinate manualmente, possiamo scegliere se invece dargli la posizione approssimata calcolata, cioè in single. Penso che questa possibilità venga data anche dagli altri ricevitori. Sicuramente, diciamo, quelli che ho utilizzato io, sì. Cosa significa quindi? Significa, scegliendo per esempio di dare la nostra posizione single, significa che le prime epoche del posizionamento sostanzialmente vengono comunque effettuate in modalità single, in quanto dobbiamo appunto comunicare la nostra posizione al centro di controllo e quindi dopodiché vedremo che cominceremo a ricevere le nostre correzioni e avere il nostro posizionamento differenziale attivo. Invece, questo era più o meno quanto sulla VRS. Passerei invece al sistema MAC o Max Auxiliary. Sostanzialmente, cosa succede? Vengono trasmesse al ricevitore le correzioni di una singola stazione, e quindi con correzioni intendo anche osservabili di una singola stazione, e le differenze prime di quest'ultima rispetto alle stazioni vicine che compongono la rete, andando a formare sostanzialmente una sorta di cella. Di nuovo vedete qua l'immagine presa sempre dallo stesso sito, che è direi abbastanza ben fatto e almeno visivamente intuitivo. Sostanzialmente questa cella non è statica. Viene scelta, diciamo, in automatico dal centro di controllo, e in realtà la stazione che viene scelta come stazione master, cioè quella appunto principale, di nuovo è una scelta del centro di controllo in base, diciamo, alla nostra posizione approssimata, ma non è detto che sia la più vicina fra di noi. Viene scelta sostanzialmente la stazione e la cella conseguente in base sostanzialmente alla disponibilità attuale delle stazioni, quindi per esempio magari alcune non sono operative, vedono pochi satelliti, allora ne vengono scelte altre. E quindi sostanzialmente cosa viene fatto lato rover? Lato rover vengono applicate sia le correzioni, ma il succo è che viene fatto un posizionamento differenziale rispetto alla stazione che è considerata come master, quindi quella che teoricamente è la più vicina a noi, ma che, ripeto, potrebbe non essere quella che è effettivamente più vicina, perché la cella viene comunque scelta dal centro di controllo. Infine, andrei a parlare del servizio FKP, letteralmente parametri di correzione d'area. Non mi, diciamo, avventuro nella pronuncia dell'acronimo FKP. Diciamo, si basa sull'approccio multi-reference station. Sostanzialmente vengono create delle misure per ogni satellite sulla stazione utilizzando i dati delle stazioni stesse. Cioè,
Sostanzialmente vengono creati dei modelli d'area per ogni singola stazione, i quali vengono poi sostanzialmente inviati al rover, vengono interpolati fra di loro e mandati quindi al rover. Vedete come qui dall'immagine ogni stazione genera dei suoi modelli d'area sostanzialmente, i quali poi interpolati sono quelli che vengono sostanzialmente appunto mandati al rover. Questi modelli d'area chiaramente sono quelli che modellano quelli che sono gli errori sistematici che affliggono le misure effettuate nell'area di loro sostanzialmente pertinenza. In realtà in questo caso non servirebbe una comunicazione a due vie, perché appunto se ci si trova in una determinata zona Sì. se ci si trova in una determinata zona si sa già quali modelli d'area andare ad applicare sostanzialmente, e quindi sostanzialmente il rover cosa riceve? Riceve le osservabili della stazione base più vicina e questi parametri di correzione. E però deve applicarli sostanzialmente lui al suo interno. Questo significa che il rover dovrebbe avere lui implementato proprio il lato suo, diciamo, lato suo, non mi viene da dire centro computazionale, ma comunque forse avete capito, cioè proprio il ricevitore stesso nel suo software per il calcolo deve essere capace sostanzialmente di applicare. Di ricevere e di applicare questo tipo di correzione. Tant'è vero che non vengono proprio mandate in realtà tramite l'RTCM, ma o meglio, vengono mandate tramite l'RTCM, ma in un campo in realtà non standard. Questo forse è il motivo per cui questo servizio è veramente non molto utilizzato. Comunque, appunto, maggiori dettagli su questo li si possono trovare, vabbè, a parte in letteratura, ma appunto nel sito riportato direi che nonostante la lingua inglese vengono proprio spiegati anche i modelli che vengono applicati, quindi con le equazioni relative, cosa che appunto non ci sembrava il caso di riportare per non rendere troppo noiosa questa presentazione e per non fare la classica, diciamo, lezioncina. Però tendenzialmente quello appunto per i curiosi dovrebbe essere molto esauriente. In questa slide invece volevo, dopo magari la potremmo rimettere e sostanzialmente voleva dare un po' il via a quella che è la discussione. Prima però appunto ne parliamo insieme e poi vediamo un attimo l'esempio con l'RTKlib. Comunque sostanzialmente volevamo vedere quelli che sono i problemi possibili in un rilievo RTK. Quindi qual è innanzitutto la procedura? Quindi la procedura è montare il nostro ricevitore su palina, accendere il palmare, vedere intanto che si ricevano i satelliti dal nostro ricevitore, dopodiché bisogna andare a impostare le credenziali di utilizzo al servizio quale siamo abbonati. Ecco, prima ho detto che la rete RTK Ligure è un servizio gratuito, ce ne sono altri, come immagino già sappiate, che sono a pagamento. Cosa può. Una volta impostato quello e scelto il nostro mount point, dico mount point, in realtà intendo poi servizio, quindi in realtà fra i mount point troveremo il VRS, il MAC, il NIAR, che adesso non l'abbiamo detto, ma è abbastanza intuitivo cosa sia, cioè correzioni, neanche correzioni, ma semplicemente le osservabili dalla stazione base più vicina a noi. Ecco, una volta scelto questo e avviato il servizio, dovremmo ricevere le correzioni differenziali. A questo punto
dovremmo vedere il nostro posizionamento diventare da single almeno a float. Float, non l'ho detto dandolo per scontato, ma riguarda lo stato di risoluzione dell'ambiguità di fase, risolta appunto a float, quindi non ancora stimata del tutto almeno, e il float ci dovrebbe tradursi in buona sostanza in posizionamenti dell'ordine di pochi decimetri, qualche decina di centimetri in buona sostanza, e dopo un po' di tempo dovremmo arrivare a fix. Ecco, con i servizi NRTK e la transizione tra un posizionamento di tipo float e un posizionamento di tipo fix, specialmente avendo a che fare con ricevitori in doppia frequenza e multicostellazione, dovrebbe essere una cosa in realtà abbastanza rapida, nell'ordine dei pochi secondi. Anche in questo caso non abbiamo detto esattamente il perché, in realtà poi. Se siete curiosi, si può sempre approfondire, magari poi potrei anche invitarvi a seguire il nostro corso su RTK Lib, nel quale appunto approfondiamo anche questi aspetti. Comunque, tendenzialmente, per risolvere l'ambiguità di fase, che è un'incognita in più per ogni satellite, si deve avere una buona ridondanza di osservabili. Quindi più osservabili si hanno, più tendenzialmente è veloce questo tipo di risoluzione circa. E ovviamente, se abbiamo solamente un ricevitore singola frequenza GPS e GLONASS, abbiamo un tot numero di osservabili. Se invece abbiamo un ricevitore in doppia frequenza, multicostellazione, quattro costellazioni, chiaramente si hanno molte più osservabili. Quindi mettendo a sistema molte più osservabili, in realtà l'ambiguità dovrebbe essere più veloce da risolversi. Ovviamente le osservabili non sono queste incognite, scusate, sono cioè il sistema viene riempito temporalmente, quindi istante dopo istante, ed è per questo poi che avere più osservabili, cioè ogni istante si hanno molte più equazioni rispetto, molte più, sì, molte più equazioni in realtà rispetto all'istante precedente, quindi questo in realtà, utilizzando la tecnica delle doppie differenze, aumenta il tempo di risoluzione dell'ambiguità. Comunque, a parte questa divagazione, dovrete vedere che nel giro di poco tempo, pochi secondi, la nostra ambiguità dovrebbe passare a fix. Se così non succede, da cosa potrebbe dipendere? Beh, potrebbe dipendere dalle condizioni al contorno. Ad esempio, siamo in un'area particolarmente ostile, quindi per esempio siamo sotto degli alberi, siamo in mezzo a dei palazzi, o ancora siamo in zone dove si ha molte interferenze che disturbano il segnale. Quindi questo sostanzialmente comporta il fatto che molti satelliti non vengano visti, quindi utilizzati nel posizionamento, e quindi questo comporta una difficoltà stessa nel posizionamento stesso. Come risolvere questo problema? Beh, una tecnica potrebbe essere quella di raggiungere con il nostro ricevitore un luogo nelle vicinanze, se c'è chiaramente, che abbia sostanzialmente un'area aperta. Quindi, se abbiamo un'area aperta, tendenzialmente, quindi lontana da alberi, o se siamo in città, per esempio, in prossimità di incroci stradali, lì grandi palazzi non ci sono. Perché appunto nell'incrocio, ora non chiaramente in mezzo all'incrocio perché verremo investiti dalle macchine ovviamente, però sostanzialmente in quelle zone lì è più facile avere visibilità del cielo. Ecco, si può aspettare un attimo lì che si raggiunga l'ambiguità e poi tornare velocemente nel punto di nostro interesse. Questo perché? Perché l'ambiguità, una volta fissata, dovrebbe essere mantenuta per qualche istante, e quindi questo dovrebbe garantirci, non è detto, bisogna vedere un attimo, che questo sostanzialmente
che l'ambiguità venga fissata anche per quel punto instabile. Ripeto, non è assolutamente detto, è una prova che però si deve fare. Diversamente, in quei punti diciamo coperti, quindi sporchi, dove i satelliti sono sporchi, eccetera, eccetera, si può aspettare sostanzialmente, quindi aspettare che dopo un po', bel po' di tempo, però si possa raggiungere l'ambiguità. Ci è capitato, ad esempio, di fare dei rilievi nel centro storico di Albenga per rilievo della rete acquedottistica. Sì, che utilizzavamo un ricevitore in singola frequenza, però specialmente nel centro storico, dove come sapete, qua in Liguria siamo particolari, siamo tipici per avere appunto case molto ravvicinate una dalle altre, vicoletti, queste cose qua. Ecco, in questi casi il posizionamento GNSS è particolarmente challenging, e in quei casi il fissaggio o non si otteneva, e quindi dovevamo accontentarci di posizioni di tipo float, che comunque andavano bene per la nostra committenza, oppure si aspettava anche 10 minuti per ottenere un fissaggio dell'ambiguità. Diversamente ancora, si potrebbero fare delle cose un po' più fini e quindi andare a vedere la qualità dei satelliti e vedere se tra tutti i satelliti osservati ci sono dei satelliti sporchi o instabili, e in questo caso, se il nostro ricevitore ci dà la possibilità, e quasi tutti i ricevitori direi che danno questa possibilità, sarebbe meglio escluderli direttamente dal posizionamento al fine di utilizzare meno satelliti ma più stabili. Altra cosa direi che mi sento di citare, anche se ultimamente è un problema minore rispetto magari a 10 anni fa, è la copertura telefonica, cioè che ci sia una copertura telefonica sufficiente. Ora, è vero che per l'invio delle correzioni e la ricezione delle correzioni differenziali, soprattutto, non è che serva chissà quale grande banda, cioè non è che stiamo facendo streaming video per cui ci serve veramente 4G, eccetera, eccetera, però comunque sia un po' di connessione è necessaria e dobbiamo accertarci di essere in un punto dove sia sufficiente copertura. Questi problemi vengono riscontrati, mi viene da dire, principalmente quando si vanno a fare, se si devono fare dei rilievi in alta montagna principalmente. Ormai in città, ma anche in zone rurali, è difficile trovare dei punti con quasi nulla, quasi nessuna copertura telefonica. Chiaramente è importante la stabilità, perché da che poi si perde il servizio di correzioni differenziali per qualsiasi motivo, poi l'ambiguità di fase deve essere ovviamente ristimata. Ok, allora, prima di lasciare spazio alla discussione, a questo punto volevo farvi vedere l'esempio con RTKlib. Ecco, questa, come vedete, è la versione di RTK Navi. Riconoscete i vari menu. Ora l'interfaccia grafica è leggermente diversa perché non sono su Windows, però vabbè, tendenzialmente è un po' più brutta perché non è curatissima su Linux, però tendenzialmente è la stessa cosa. Vediamo i vari menu di input. Ecco, a questo punto quello che ci interessa a noi è quello che riguarda la stazione base. Ecco, se utilizzate RTKlib non bisogna utilizzare il menu Correction, perché Correction in realtà è riservato il posizionamento PPP in tempo reale, quindi a ricevere quelli che sono le efemeridi
rapide o ultra rapide da servizi quali appunto l'IGS che li mandano in tempo reale, ma non è il nostro caso. Noi vogliamo una base station, quindi andiamo a selezionare fra le varie possibilità NTrip client. Qui possiamo andare sostanzialmente a vedere quelli che sono andiamo a mettere diciamo l'indirizzo IP del caster. Ecco, vedete che è scritto caster. In realtà il caster è un oggetto che sta tendenzialmente a valle del server e serve per gestire le comunicazioni tra le varie stazioni, il centro di controllo e gli utenti, in buona sostanza. Possiamo anche, per quello che ci interessa, noi confonderlo con centro di controllo, la porta, quindi questi indirizzi qua li potete trovare su internet nel caso di Regione Liguria, ma nel caso di qualsiasi rete, direi. Dovete mettere quindi il vostro indirizzo IP, potrebbe anche essere un indirizzo IP della serie www. Qualcosa, eccetera, eccetera, non per forza i numeri. E poi qua dobbiamo scrivere il nostro mount point, cioè il servizio che vogliamo utilizzare. Se non sappiamo quale mount point utilizzare, possiamo utilizzare questo get mount point, e vi consiglio di utilizzarlo sempre per inserire la dicitura corretta, quindi maiuscole, minuscole, eccetera, eccetera. E questo tastino, ripeto, non è che ce l'ha solamente RTK Lib, ma ce l'hanno direi abbastanza tutti i software presenti. E vedete qua che viene selezionata tutta la lista di mount point. Ora, il 3 e il 2 che vedete qui sono i mount point che sono sostanzialmente per differenziare il fatto che vengono mandati tramite protocollo RTCM2, quindi quello vecchio, o il mount point o l'RTCM3, quindi quando vediamo il 3 sappiamo che sarà sul messaggio RTCM3. Vediamo che vengono mandati le correzioni da singola stazione, quindi CAML, KIV, GENU, LOAN, sono i nomi delle stazioni, quindi qua riceviamo direttamente le osservabili dalla stazione di nostro interesse. Abbiamo il DGPS, quindi ossia solamente le correzioni di codice. Vediamo il MAC, quindi quello che vi spiegavo prima. Vediamo a differenza che non vedevamo prima il NIR, NIR 2 e NIR 3, cioè la stazione a noi più vicina, e vediamo il VRS, mentre non vediamo l'FKP. Scegliamo il VRS 3, ad esempio, quindi facciamo OK. Ecco qua, dobbiamo selezionare il formato dei dati provenienti dalla base, quindi diciamo RTCM3, perché abbiamo scelto. Quando me lo fa vedere, scusate perché si resetta sempre, VRS 3. A questo punto, nelle opzioni dobbiamo scegliere vabbè, un evento tipo kinematic o anche static che comporti diciamo sostanzialmente l'avere le correzioni differenziali, quindi posizionamento di tipo differenziale in RTKlib. Viene chiamato static o kinematic a seconda se il ricevitore è statico o cinematico. Qui vado a deselezionare ad esempio GLONASS e BEIDU, ma così giusto per semplicità potrei tenerli tutti. Bisogna selezionare quelle che sono le coordinate della base e le andiamo a leggere dal messaggio RTCM. Un'altra cosa interessante che vorrei farvi vedere in RTKlib è sostanzialmente questo 30 secondi, cioè sostanzialmente significa entro quale tempo posso applicare le correzioni differenziali. Ecco, questo è un'altra cosa di cui non abbiamo parlato, ma è importante parlare. Chiaramente le correzioni differenziali non vengono mandate nello stesso istante al quale vengono generate. C'è di certo una latenza di quanto? Beh, tendenzialmente basta se tutto il sistema funziona, se siamo in sostanzialmente buona copertura di rete, eccetera, eccetera. Però
Per diversi motivi, cioè noi possiamo perdere la rete, noi possiamo, ad esempio, il centro di controllo va in down per un po', eccetera, eccetera. Beh, le correzioni che possiamo utilizzare tenendo stimata l'ambiguità che abbiamo calcolato in questo momento per un tot di tempo, fino ad aspettare le prossime correzioni. E quant'è questo tempo? RTKlib ce lo può dire lui, 30 secondi. Quello che vi dicevo, secondo questo meccanismo, è quello che più o meno funziona quando vi dicevo andate in un'area aperta, fissate l'ambiguità e poi tornate nell'area sporca. Perché? Perché le correzioni stimate in quel momento lì vengono poi sostanzialmente mantenute per un tot. Ecco, ovviamente se potete, ecco, è un parametro che tendenzialmente nei vari ricevitori non potete toccarlo perché non, è già molto avanzato e non tutti lasciano questa possibilità. Se potete modificarlo da qualche parte, diciamo cautela nel modificarlo perché ovviamente più lo si aumenta, più poi la soluzione è sbagliata, ovviamente. Qui in realtà possiamo addirittura scegliere da quale stream scegliere il messaggio navigazionale, quindi rover, base station, correction o addirittura all. Io lascerei all di default. A questo punto possiamo iniziare. Ecco, vedete che prima abbiamo un posizionamento single, verrà comunicato alla base e ora vediamo il posizionamento di tipo. Avete visto il differenziale che è stato in float per qualche secondo e poi è già diventato fix. Da qualche parte qua, ora di sicuro, ecco, possiamo vedere tramite RTKlib tutti i vari parametri che vengono mandati in tempo reale. Qui vedete gli input della base, gli input del rover. Volevo vedere se, ecco, ci sono i messaggi dell'RTCM. No, ecco, rover ovviamente no, base station, ecco qua. Qua vedete su quali campi del messaggio RTCM stanno arrivando dati in tempo reale. Se volete sapere che cosa sono questi campi, chiaramente bisognerebbe andare su internet, scrivere RTCM messages, scegliete 1032 e vedete cosa corrisponde. Vedete, 69 sono il numero di byte relativi a questo messaggio, quindi vedete sostanzialmente che si stanno ricevendo messaggi su questo campo. Tendenzialmente volevo farvi vedere questo, negli stream, niente, stiamo vedendo che è un aumentano i bytes per quanto riguarda le varie cose, quindi tendenzialmente ecco, stiamo vedendo che tutto in realtà funziona e niente, quindi questo è quanto. Questo posso anche chiuderlo. Qui vedete siamo fix. Ah, ecco, un'altra cosa. Qui trasmette NMEA GCG to base station. Come vi dicevo prima, noi possiamo scegliere di mandare la single solution, possiamo scegliere di mandargli latitudine e longitudine come a nostra, diciamo, mettendole noi manualmente. Ma io di solito metterei la single solution. Io ho utilizzato un VRS3, chiaramente potevo utilizzare qualsiasi altro servizio, MAC oppure IR. Ok, detto questo, darei spazio alle domande e a quello che volevo, che vi dicevo all'inizio, cioè la discussione, quindi magari se vogliamo condividere fra di noi esperienze o comunque curiosità che sono state riscontrate sul campo. Prima di questo, però, vi ricordo l'appuntamento con il prossimo Jailbreak, nel quale parleremo di un rilievo street level con una fotocamera 360, Mapillary e la sua integrazione con Leadsmap, che sarà il 4 maggio, sempre alle 9. Perfetto, grazie a tutti.
Allora, a questo punto vi lascio alle domande. L'unica cosa è che io non riesco a leggere i messaggi, quindi vabbè, metto questa schermata qui per vedere i messaggi, o se no parlate pure. Ah, leggo ora che non mi si è sentito per un po'. Cavolo, mi dispiace. Per quanto, però. Spero non per molto. Ah, ok, 1 minuto. Quale minuto? Nel senso, posso ripetere qualcosa? Si vedeva almeno? Comunque, vi ripeto, potete tranquillamente il microfono e parlare, eh? Ah, ok, vabbè, visto tutto. Allora, questa la domanda appunto è se esiste un meglio e un peggio nei servizi di correzione, se ci sono svantaggi particolari nello scegliere il Mountpoint. Direi che dipende dai vari casi. Dipende dai vari casi. Dipende da dove si è messi rispetto a una stazione permanente. Io tendo essenzialmente per mia esperienza, se fossi nel raggio di pochi chilometri rispetto a una stazione, andrei abbastanza tranquillo nel scegliermi un NIA, ad esempio, e andrei di differenze doppie. Se ecco, ora magari torno un attimo qua, anche senza mettere a schermo intero, ora spero si riesca a vedere. Se mi trovassi esattamente qui dove c'è il cursore adesso, cosa peraltro che è vera, visto che sto lavorando da casa e mi trovo esattamente qua, ecco, vedete che in questo momento io sono a metà tra due stazioni permanenti, quindi tra Cairo, Genova e tra Cairo e Genova, in buona sostanza. Ecco, in questo caso il NIAR è un po' rischioso. In questo caso io preferirei avere un VRS, in buona sostanza. Ma se fossi, per esempio, qui attaccato a Genu, quindi quando, ad esempio, quando lavoro in ufficio, andrei a mettermi il NIAR senza problemi, ecco. Questa è un po' la considerazione di mia, una mia considerazione. Poi però, dipende, ecco, dalle varie casistiche, insomma. Allora, altra riflessione, ma la distribuzione delle stazioni permanenti può fare un po' di differenza? Beh, sì, nel senso che. Allora, la Liguria è. Ah, sì, la Liguria tendenzialmente non è fortunatissima, nel senso che noi abbiamo una distribuzione delle stazioni prettamente lineare, ma è difficile fare diversamente.
Consideriamo che una stazione può avere un raggio d'azione a esagerare di una ventina di chilometri, che è un raggio che fa, diciamo, più o meno così, ecco, sostanzialmente. Quindi tendenzialmente le stazioni hanno un raggio d'azione che viene sovrapposto, scusate un attimo, per poco, e comunque dovrebbero esserci zone sempre coperte. È ovvio che una distribuzione spaziale più uniforme, anche nel calcolo delle correzioni d'area, è sicuramente più vantaggioso. Diciamo che quando si parla di tecniche di interpolazione, avere una distribuzione spaziale il più uniforme possibile è sempre preferibile come situazione. La Liguria, in effetti, non è proprio avvantaggiata da questo aspetto. Ci vengono un po' in aiuto le stazioni della rete Spin 3, che sono, diciamo, condivise, quindi queste tre, che sono Mondovì, Canelli e Serravalle, in quanto riusciamo ad avere un po' più di copertura anche, diciamo, nella componente nord, ecco. Però tendenzialmente, ecco, il servizio funziona abbastanza bene ugualmente, ecco. Se noi andassimo a vedere la rete Spin 3, era Spin 3, tempo che si carica un secondo. Se si carica, fatto il fenomeno, ma non si sta caricando. Comunque sia, vabbè, ecco, vedremo una distribuzione spaziale, diciamo, più uniforme, ma dovuto principalmente alla conformazione territoriale diversa, ecco. Qua dovevamo lavorare con quello che si ha a disposizione. Niente, purtroppo non funziona, non capisco il perché. Come accedere, in realtà è questo. Eccoci qua. Hanno cambiato il sito, vedo. Volevo vedere lo stato della rete. Vabbè, attivo. 39 stazioni operative, noi ne abbiamo 7, ovviamente. Scopri le stazioni, forse. Eccolo qua. Vedete che, appunto, insomma, la distribuzione spaziale delle stazioni è un po' diversa, ecco. Niente, insomma, quindi questo è quanto. Allora, quando stai, un'altra domanda, quando stai facendo rilievi, esegui il salvataggio di backup del flusso dei dati RTCM ricevuto? Dipende dalle varie situazioni. Tendenzialmente, allora, anticamente non lo facevo. Sinceramente non lo facevo, forse un po' stupidamente. Ad averci spazio disco, quindi memoria, quasi quasi sì, lo farei. E guarda, nel rtkalib si può fare in questa maniera qua. Io vado in log, nella finestra di log, base station, anziché mettere serial, io vado a metterci un file, gli vado a selezionare un path, quindi per esempio, che ne so, in documenti, lo vado a mettere qui, gli dico flusso base, e però in RTCM lo vado a salvare, save, perfetto. Il rover di nuovo lo posso salvare, sempre in documenti, flusso underscore rover.rtc, no, scusate, punto umx, save.
Ora vediamo che vengono salvati. Ok, start. Ecco, vedete che i log adesso compaiono verdi. Single float, ecco qua, fantastico, fix. Ora lo lasciamo andare per poco, in realtà, perché poi tendenzialmente non è lo scopo del jailbreak, però comunque in questo momento io sto, a parte che in questo momento io non sto salvando nessun output, quindi vabbè, è solamente ovviamente a scopo dimostrativo. Sto semplicemente salvando il flusso dei dati grezzi, sia del rover che della base. Questo cosa mi consente? Mi consente poi dopo in ufficio di fare un post-processing. Perché è furba questa cosa? Perché io in questo momento posso andare a vedere di escludere qualche satellite in tempo reale o fare cose del genere, ma se io poi ho un posizionamento di tipo un posizionamento degradato, sbagliato, se non vado a salvare i log, quindi i dati grezzi, poi non ci posso più fare niente in ufficio, non posso fare più nessun tipo di post-processing, ma invece salvando i log e quindi avendo a disposizione i dati grezzi, posso utilizzare nel mio caso RTK Post o comunque sia un software di processamento dati, convertendo i dati da RTCM a Rinex e da OBX a Rinex, posso fare un post-processing. Quindi sì, avrebbe senso. Ora vabbè, abbiamo visto, direi fix, stop, andando in, abbiamo detto documenti, direi flusso base, flusso rover RTCM. Ora vedete, io li posso aprire se volete con dei file di testo, ma ovviamente si arrabbia perché è un file binario. Ecco, vedete, questo è quello che viene spedito esattamente dalla base. Come si fa poi a convertirlo in un formato leggibile tramite appunto RTK-Conv, ad esempio, ora vabbè, qua abbiamo RTK-Navi, chiudo, vabbè. Sostanzialmente cd, punto, cd, tramite questo programmetto io lo vado a caricare. Quindi, che ne so, documenti, abbiamo detto flusso base RTCM, options, va bene, dicevo, ok, proviamo. Qualcosa avrebbe aver fatto, flusso base ops. Vabbè, tendenzialmente funziona, però. Devi fare RTCM3, scusami, convert 220 422 18, ok. Ok, forse ora dovrebbe aver fatto. Ecco qua. Vedete che questo è il flusso della base e vedete che qua proprio fa il Rinex, quindi abbiamo le osservabili dei satelliti ricevuti dalla base, quindi questi poi li posso andare tranquillamente a processare. Stessa cosa, potrei convertire con RTK-Conv il file del dato grezzo UBlocks, quindi in questo caso era flusso rover UBX, qua ci andiamo a mettere UBX, fatto, flussorover.ops, eccolo qui. E questo è il mio flusso del rover. A questo punto poi io posso andare con rtklib, non qui, ma cd punto tkconv, scusate, qua. E niente, qui mi carico i miei vari file, ad esempio documenti, flussorover.ops, se poi vado in options, qua gli metto static, ok, qua gli vado a mettere la base, flussobase.ops, qua gli vado a mettere il nav, e niente, poi qua posso fare il mio post processing sostanzialmente. Ora vabbè, non è il.
Quindi questo. Eh beh, sì, esatto. Sei in VRS, sì, se no poi se utilizziamo una base, cioè se io utilizzo però i dati di una NIA e non di una VRS, poi chiaramente le reti lo possono, li vanno poi a pubblicare per i fatti loro e quindi me li posso scaricare da internet, ecco. Bene, direi che se non ci sono altre domande, a questo punto io terminerei qui intanto la registrazione.